come amministrazione comunale abbiamo apposto una targa per ricordare volontari nei diversi settori e l'abbiamo apposta a una madonnina che è stata ristrutturata dalla ditta Bersanelli su incarico del consorzio di bonifica. Particolarmente significativa una presenza dell'acqua e quindi ha sempre un grande valore simbolico che ci è piaciuto collegarlo con l'azione dei volontari, che quindi c'è questa generosità perenne dei volontari, di utilità per la comunità, come è utile e indispensabile per le persone l'acqua. L'abbiamo dedicata a Faccini Carlo, che è stato per tantissimi anni, oltre un quarantennio, presidente dell'Avis, anche se supportato da un grande segretario, in pratica era una coppia che lavorava su questo settore, che è Calzi Paolo. Poi abbiamo citato Carletto Corchia, che per anni e anni e anni ha fatto il milite della Croce Rossa in pratica tutti i giorni, con una grande disponibilità verso qualsiasi ammalato ed è stato molto apprezzato dalla comunità. E quindi a Franceschini Gianfranco, che è stato un po' il promotore, oltre a essere anche un milite della Croce Rossa, ma è stato un promotore di tutte le attività sportive di Berceto, in modo particolare del calcio, quella di Berceto che ha vinto dei campionati, che è stata anche discussa e parlato sui giornali nazionali sportivi, ma Franceschini Gianfranco è stato anche il promotore della pesca sportiva Berceto, oltre a essere disponibile per qualsiasi altra associazione. Perché queste intitolazioni a questi volontari, che a Berceto il volontariato è una colonna portante, tra l'altro? Il volontariato è una colonna portante in Italia, direi in tantissimi paesi, in modo particolare anche a Berceto, anche se non siamo in tanti, però ci sono le associazioni salvavita come Avis, Croce Rossa e Aido, che sono supportate meravigliosamente da decenni dai volontari e riescono sempre anche a avere i ricambi generazionali, questo mi fa molto piacere. Poi c'è tutto il settore sportivo, che ancora adesso si cura dei bambini, delle squadre, sta gestendo il centro sportivo Chico Mendes, quindi tutto un lavoro del volontariato che permette a Berceto di avere diverse attività particolarmente utili per la comunità e che non costano alla comunità grazie all'impegno dei volontari.